Terzin. Sono stati loro che hanno annullato nel giro di pochi chilometri un vantaggio di 6 primi e 20. Non solo, ma al secondo passaggio sul muro di Rui, vale a dire dopo 132 chilometri, i tre, raggiunti i tre al comando, sono partiti, hanno immediatamente staccato tutto il gruppo ed ora il vantaggio di Furlan, Argentin e Berzin è di un primo e 40 su Rue, Lelli e Saligari. Alle loro spalle Emanuele Bombini, il direttore sportivo che è riuscito a creare una squadra formidabile. Non era mai accaduto che in una classica, in una grande classica internazionale come questa, si assistesse ad un cronometro a squadre. Furlan ha vinto la Freccia Vallone nel 92, Argentin che alla sua ultima stagione tra i professionisti si era imposto nel 90 e nel 91, ed è dal 90 che gli italiani trionfano in questa corsa. Dopo le due vittorie di Argentin nel 90 e nel 91, quella di Furlan nel 92 e quella di Fondries l'anno scorso, a Fondries facciamo i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. Una gara questa che è sempre stata dominata dagli italiani, da Camellini nel 48, Coppi nel 50, Poggiali e Dancelli nel 65 e nel 66, poi Moser nel 77, Saronni nell'80, Beccia nell'82 e le trionfali quattro ultime edizioni. E vale la pena di ricordare che anche il mitico Cerami, siciliano di Mister Bianco, si impose nel 60 in questa corsa. Cerami che a 41 anni aveva vinto la Parigi-Roubaix, Cerami che proprio nel 59 aveva preso la nazionalità belga. Qualche nota di cronaca: 27 le formazioni al via, 10 italiane, 47 corridori italiani, il via alle 11, sono 205 i chilometri da percorrere con ben 10 salite, qui lo chiamano Côte, con l'ascensione del terribile muro di Huy, 800 metri con un'ascensione che raggiunge il 20%, pensate che i corridori per affrontare questa salita usano il 39x23, normalmente il rapporto di pianura è il 53x12, un'ascensione brutale, terribile, che ha annullato tutti gli arrivi in volata. Corsa itinerante questa Freccia Vallone, ma ormai da una decina d'anni si è stabilizzata sul percorso Spa. Qui siamo nella regione francofona in provincia di Liegi. Velocemente, mentre ecco qua Furlan, poi eccoci sul principe delle Ardenne, eccolo qua, primissimo piano di Moreno Argentin quando mancano 22 chilometri, 23 chilometri circa la conclusione, ed ecco il russo Berzin, il trionfatore della Liegi Baston Liegi. Tre uomini che hanno dominato questo inizio di stagione, con Furlan che ha vinto la Tirreno Adriatico, il Criterium Internazionale, la Milano Sanremo, con Berzin che è stata la spalla ideale, era sempre Berzin il russo ad attaccare per primo, provocare il primo knockdown, il KO da parte di Furlan. Argentin che è il maestro di questa formazione, ancora due salite restano, Coda de Anen e quindi il muro de Huy, Col de Benenaen al 195esimo chilometro di corsa, e poi questi ultimi 800 metri per concludere la 58esima edizione della Freccia Vallone, che si disputa sulla distanza totale di 205 chilometri. Non fa parte delle prove di Coppa del Mondo. In Coppa del Mondo gli atleti gareggeranno ancora sabato in Olanda nell'Amstel Gold Race, e vi ricordiamo dei Coballerini che è in testa al gruppo che insegue con un ritardo di 2 primi e 20 secondi. Coppa del Mondo sabato con l'Amstel Gold Race, e in telecronaca diretta vi mostreremo le fasi conclusive di questa gara a partire dalle 16:10. Coppa del Mondo guidata da Andrei Cmil, il moldavo, che ha 91 punti, Furlan secondo con 75, Baldato terzo a quota 67. I nomi degli italiani presenti con le squadre, un record assoluto di partecipazione da parte degli italiani. La Lampre Panaria ha schierato Bramati,
Serpellini e Gualdi, la carriera Tassoni, Chiappucci, Bertolini, Chechin, Chiesa, Miceli e Pantani, la Mapei Class, Ballerini, Chiurato, Della Santa, Giovannetti, Noè e Nicoletti. Non è partito Rominger, tra i grandi non sono presenti né Rominger, che dopo la Liegi Bastogne Liegi ha chiesto un periodo di riposo, né Indurain, che sta svolgendo una preparazione. Ecco qua Rue, il terzetto quindi di Rue, Lelli e Saligari è stato ripreso. Indurain che sta conducendo una preparazione finalizzata al Giro e al Tour. Poi continuiamo con le squadre italiane, il team Polti, ecco Bugno che ha vinto il Giro delle Fiandre, Bugno con il campione del mondo Armstrong, poi Mejia, ecco Rox, l'olandese Rox, la team Polti ha schierato Gianni Bugno, Ivan Gotti, Pelliccioli, Shirea e poi il giapponese Imanaka, che è un po' il Larini della situazione, è un ingegnere, fa il collaudatore della Shimano, ha deciso di passare professionista proprio per provare i mezzi tecnici, non ha avuto fortuna in questa sua prima esperienza perché è subito caduto e si è rotto un polso. La Mercatone 1 schiera Chioccioli, Bartoli, Casagrande, Lelli, Petito, Giuseppe Petito, Fagnini e Piccoli, la Brescia Lad Refin, Giupponi, Gelfi, Lucchi, Luna, poi abbiamo la Gavis Ballan con Argentin, Bottaro, Cenghialta e Furlan e Volpi. Gavis Ballan che ha dominato, ancora il caso di dirlo, non solo questa freccia vallone, ma ha dominato questa stagione ciclistica. Il vantaggio del terzetto di testa, 1.45 sul gruppo compatto, sono stati infatti ripresi Rue, Lelli e Saligari. Ecco appunto la testa del gruppo con Musso nelle prime posizioni. Allora ecco Chiappucci, primo piano di Chiappucci, con lui c'è anche Konishev, il russo Konishev. Poi la GBMG schiera Cassani, Rebellin, Saligari, Sciandri e Vona, la Jolly Componibili, Bottarelli e Cattai, quindi la ZG Mobili, Colagé e Perona. Ripetiamo, un totale di 47 corridori, 10 formazioni italiane su di un totale di 27 squadre, una freccia vallone dominata dai nostri atleti. Perzin, vincitore della Liegi Bastogne Liegi, era partito in contropiede proprio per preparare l'attacco di Furlan, Furlan che non si era sentito molto bene per il maltempo, parliamo della Liegi Bastogne Liegi, non era riuscito a digerire un panino. Berzin, nell'attimo in cui, ecco qua Musso in prima posizione, nell'attimo in cui Rominger poneva piede a terra per sostituire la ruota posteriore, Berzin contrattaccava, Furlan attendeva forse che qualcuno si muovesse, ma il solo Chiappucci tentava un inseguimento. Allora Berzin, dominatore della Liegi Bastogne Liegi, mancano 19 chilometri alla conclusione, grande spalla di Furlan in tutte le precedenti prove e Moreno argentino, uno tra i più grandi corridori, uno tra i più grandi atleti per le prove in linea, era stato soprannominato il principe di Vallonia, 4 vittorie nella Liegi Bastogne Liegi, aumenta ancora il vantaggio, 3 uomini che hanno staccato di forza brutalmente sullo strappo di Wii tutto il gruppo e hanno continuato ad aumentare il vantaggio. Pepe Conti di Tutto Sport, un'azione come non si era mai vista in precedenza. E direi uno spettacolo davvero notevole, abbiamo visto per l'ultima volta forse il Tour de France, abbiamo visto il Benvenuto, ben ricordi Bernard Hinault e Greg LeMond con la stessa maglia della Vipère, fare quella fuga storica, ma in una classica mai una cosa del genere. Il secondo passaggio è stato veramente un qualcosa di spettacolare, di grandioso. Argentin si è voltato indietro, ha visto che Chiappucci, Bugno, Armstrong e tutti gli altri erano un po' in difficoltà, è partito, i due l'hanno seguito e sono venuti via di prepotenza, non sono riusciti a organizzare gli altri, adesso bisognerà vedere a chi toccherà dei tre. Secondo quelli che ho sentito ieri parlando con tutti e tre, dovrebbe toccare ad Argentin, perché è all'ultima freccia della vita e all'ultima corsa, dovrebbe essere lui il leader e sabato punterebbero su Furlan, visto che Berzin ha già vinto Liegi, però sarà interessante vedere cosa accadrà ora. Moreno Argentin che
aveva già organizzato, orchestrato anche la fuga nella Liegi-Bastogne-Liegi, anche Argentina era al comando, era stato lui che aveva scandito il tempo, l'avevamo visto in testa a tutte le cotte nel finale, era lui che aveva fatto il metronomo della situazione, aveva scandito il tempo, aveva ripreso tutte le fughe, aveva promosso a sua volta sempre un primo piano del belga Musso, che si è piazzato secondo al Giro delle Fiandre, battuto allo sprint da Bugno. Poi a un certo momento, non fidandosi forse delle sue condizioni fisiche, ha avuto dei problemi all'inizio di stagione, ha dato via libera ad Argentin, a Furlan e a Berzin. Abbiamo visto appunto Argentina affiancare la macchina del direttore sportivo, spiegargli le ragioni del suo abbandono, di aver perso la ruota dei primi. Oggi Argentin con qualche chilometro in più, con questa maggior convinzione, è là davanti. L'altro giorno ci aveva detto: sono vecchio, è la mia ultima stagione, ma penso di poter fare qualcosa di buono. Qualcosa di buono aveva già fatto. Ecco, 1.34 il vantaggio di Argentin. Berzin e Furlan, 51, 52 e 56, tre numeri da giocare all'otto, tre numeri vincenti. Aveva detto: penso di poter fare qualcosa di buono, non soltanto a livello consigli, come aveva fatto fino adesso, perché se è vero che Emanuele Bombini è il direttore sportivo, se è vero che Gastaldi è l'uomo che ha creato questa formazione, il vero regista, l'uomo dello spirito di gruppo, l'uomo che sa organizzare tutto in corsa, è sempre lui, Moreno Argentin. Sei d'accordo, Beppe? D'accordissimo, e sicuramente lascerà il segno in questa sua ultima stagione. Oggi può essere l'occasione buona. Se vince questa gara, eguaglia Eddy Merckx. Solo Merckx, il belga Kint, negli anni 40 si provincia per ben tre volte la freccia vallone. Lui è a due, quota due come successi, può vincere per la terza volta. Sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, perché Moreno Argentin, non dimentichiamolo, è il corridore italiano di tutti i tempi che ha vinto il maggior numero di classiche, più di Moser, più di Saronni, più di Gimondi, più di Coppi e Bartali, a livello di classiche internazionali. Quindi è sicuramente, sarebbe una degna chiusura. Lui compirà 34 anni in dicembre, non è vecchio, però dice: mi manca l'entusiasmo di un tempo e preferisco abbandonare così in maniera positiva. Però adesso stiamo a vedere qua, perché... i trionfatori, vi abbiamo detto, mai in nessuna grande classica internazionale una squadra aveva dominato in questa maniera. Questi tre uomini, Argentin, Furlan e Berzin, prima si sono impegnati in prima persona per annullare un vantaggio di 6 primi e 20 secondi in una corsa condotta freneticamente. Basti pensare che la prima ora è stata condotta a 43 di media. Si sono impegnati in prima persona con Cengialta che gli ha dato una mano per annullare 6 minuti e 20 sul muro di Uì. Quando, ecco qua, Rox, quando è stato affrontato per la seconda volta, i tre hanno salutato il gruppo e se ne sono andati. Un'azione tecnica veramente incredibile. Ecco, Rox, che è stato il primo degli olandesi nella Liegi-Bastogne-Liegi, mentre il ciclismo italiano continua a dominare. Ricordiamo che il primo belga a Liegi è giunto soltanto 23esimo e si trattava di Nulens, che compirà 37 anni in ottobre. Rox, l'olandese, ha ottenuto la 24esima piazza, mentre il primo dei francesi, Pansek, è giunto 13esimo. Nessuno spagnolo ha concluso la Liegi-Bastogne-Liegi. Emanuele Bombini, bravissimo anche per questo direttore sportivo. Vediamo nell'ordine: Berzin ora primo piano di Furlan, eccoci con Argentin. Bombini che per primo ha creduto in Berzin, questo russo che aveva vinto a Utsunomiya la medaglia d'oro nella prova individuale, nell'inseguimento individuale e nell'inseguimento a squadra. Ha avuto dei grossi problemi con il direttore sportivo, il direttore della nazionale russa Kuznetsov. Aveva deciso di continuare la propria attività in Italia, per questa decisione era stato escluso dalla nazionale dell'Unione Sovietica, dai velodromi, dalle piste levigate, è passato alle grandi prove su strada, all'acciottolato sconnesso del nord, e ha vinto Berzin. A questo proposito, ancora una volta si dimostra come l'attività in pista sia fondamentale per forgiare il campione. E a questo proposito abbiamo parlato con il sindaco di Milano, il dottor Formentini, che ci ha
assicurato che il velodromo Vigorelli tornerà a funzionare, anzi ci ha addirittura rilasciato questa dichiarazione: Milano riavrà il Vigorelli. L'amministrazione comunale sta lavorando ad un progetto di ristrutturazione che prevede il coinvolgimento finanziario di privati. L'investimento è di circa 12-15 miliardi. Sempre sul fronte del ciclismo è stata recentemente approvata una convenzione tra l'amministrazione comunale e il CONI per la ricostruzione del Palazzo dello Sport, che sarà il primo ed unico anello in Italia coperto di 250 metri. Anche per questo impianto la spesa prevista è di 30 miliardi, quindi per la prossima estate verrà bandita una gara internazionale in cui si prevederà, oltre alla ristrutturazione del velodromo Vigorelli, la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e un ampio spazio commerciale per il velodromo Vigorelli. Una notizia che farà sicuramente piacere agli sportivi, che si augurano di rivedere al più presto i campionati del mondo a Milano. Ecco Lance Armstrong, ecco Petito, è la volta di Gotti, il gruppo che insegue, ma il vantaggio si è stabilizzato sul minuto e 30 secondi. E a proposito di Furlan, vi ricordiamo che Videociclismo, una produzione Rai, Logos e in edicola, e potremo appunto seguire il trionfo di Giorgio Furlan per una speciale edizione della Sanremo. Adriano Raffi, il campione del mese, tutte le corse della prima parte della stagione per la pagina dell'ex Nino De Filippi. Videociclismo, produzione Rai Logos, Côte de Ben Anen, un'altezza di 317 metri, sono stati percorsi 195 chilometri, ne mancano 10 alla conclusione. Siamo sulle salite delle Ardenne in Vallonia, ricordiamo che le due più alte salite belghe sono la Friture e il Michel, due salite, la Barac Friture e Barac Michel, due salite sotto i 1000 metri. Ma d'altronde Brel soleva dire: questo mio paese, questo Belgio piatto piatto, dove i campanili sono le montagne più alte. Abbiamo parlato di una presenza, ecco, Codel nel 148 metri di lunghezza per raggiungere quota 317, con una pendenza del 10%, completamente differenti le salite della Vallonia da quelle delle Fiandre. Lì sono dei veri e propri muri, con ascensioni brutali, corte, con la strada a dorso di mulo, con il pavé. Qui sono salite molto più lunghe, salite che ricordano quelle che abbiamo in Italia. Ecco perché gli italiani in queste corse meglio si adattano. Eccolo qua Berzin, Gianni Savio, team manager. Abbiamo parlato di questa presenza a livello quantitativo e qualitativo eccezionale da parte del ciclismo italiano. Da cosa dipende? Ma direi che c'è stata una grande evoluzione da parte del ciclismo italiano. I corridori hanno acquisito una notevole esperienza e soprattutto sono consapevoli delle loro possibilità. Si lavora molto bene, con una grande programmazione, con managerialità, e ne è un esempio questa squadra. Direi che tasso atletico, talento atletico, programmazione e disponibilità economica sono tre componenti di questa squadra che, come giustamente hai accennato prima, è stata formata da Gastaldi con la regia di Argentin, plasmata da Bombini e Rosola, e ora sta ottenendo grandi risultati a livello internazionale. 70 vittorie, Berzin al comando. Ricordiamo che i russi, che sono passati con l'Alphalum nell'89, il gruppo storico prevedeva Konishev, che è indubbiamente il più dotato di classe, ma è anche il più discontinuo. Con Konishev, Cmil, il vincitore della Parigi-Roubaix, Abdujaparo, il grande velocista, Pulnikov, Ivanov, Ugrumov, Saitov, Golovachenko, Jarushenko, Sukuruchenko, che per molti anni è stato il capo storico del ciclismo dell'Unione Sovietica, Zhdanov, Zinoviev, Klimov e Uslamin. Poi è arrivato questo Berzin, che è passato professionista l'anno scorso dopo aver ottenuto grandi successi nelle gare su pista. Faceva parte della scuola di San Pietroburgo, poi, ripeto, in disaccordo con il direttore sportivo, che imponeva metodi dittatoriali,
ha preferito optare per la libertà, è venuto a correre in Italia in una formazione dilettantistica. 1.35 il vantaggio del terzetto che si avvicina all'erta finale, allo strappo del muro di Wick, che quest'anno è stato affrontato per 3 volte, l'anno scorso 4 volte. Allora, ancora una volta gli stranieri naturalmente parleranno male del nostro ciclismo, inventeranno scuse perché non riescono ad adattarsi al dominio dei nostri giovani. Quasi 65 le vittorie ottenute quest'anno ed è il trionfo della preparazione della scuola italiana. Cosa è cambiato nella preparazione italiana? Ma ho detto prima, c'è una metodologia di allenamento e soprattutto non è lasciato nulla affidato al caso. Direi che queste dichiarazioni ci sono state da parte di corridori stranieri. Ma noi Donk e l'associazione dei corridori italiani diretta da Cattaneo ha precisato che se 1.34 rimane stabilizzato su 1.34 il vantaggio di 3, se ancora una volta Rass o Van Hooydonk o Massen tenteranno di gettare fango sul nostro ciclismo, si rivolgeranno al tribunale. Vi è stata anche una presa di posizione nostra, cioè dell'associazione Gruppi Sportivi Italiani, dove abbiamo chiesto che questi corridori, se hanno rilasciato queste dichiarazioni, vengano denunciati all'ufficio inchieste della UCI. Dicevo appunto che è un tentativo. Vediamo Chiappucci nelle prime posizioni, Petito, poi Bugno anche nelle primissime posizioni, eccolo qua nelle prime posizioni, mentre è Cassani che sta facendo la datura. Questo è il gruppo degli inseguitori che sono cronometrati a 1.35. È un tentativo, dicevo, scorretto da parte di alcuni corridori stranieri di sminuire il valore delle nostre imprese. Sono imprese che sono frutto di un grande lavoro, di una grande programmazione. Non dimentichiamo che un corridore come Furlan è arrivato quest'anno alle prime corse addirittura con 15.000 km. Bugno, Casagrande, Della Santa nelle prime posizioni, poi in quarta posizione il messicano Mejia e poi Chiappucci, anche nel gruppo degli inseguitori Ballerini sono tutti gli italiani che scandiscono il tempo. Una corsa dominata dai nostri atleti, i nostri atleti che dobbiamo dire sino a questo momento nel bene e nel male, anche nelle corse che non sono riusciti a vincere, hanno sempre dimostrato di essere presenti. Poiché la TGS ha previsto di presentarvi con delle cronache registrate, come sempre, il Giro delle Regioni, vi ricordiamo che la stagione dilettantistica su strada per i dilettanti, dopo il Gran Premio della Liberazione, mancano 10 km all'arrivo, con la regia di Eugenio Bomboni, presenterà la 19ª edizione del Giro delle Regioni, 6 tappe per complessivi 985 km. Il 26 cronoprologo a Marino di Carrara, poi a seguire Carrara Paradiso del Golfo di 127 km, Massabuti in provincia di Pistoia 134 km, Pontasserchio, Pistoia, San Casciano Bagni, Siena 197 km, Cetona, Siena, Orvieto 153 km, Castiglione in Taverina, Viterbo, Poezia 176 km, poi la conclusione con la sesta ed ultima tappa, Pomezia, Cassino di 176 km. Ed ecco il gruppo degli inseguitori, soltanto Pansec, Alcalà tra gli inseguitori, tutti gli altri sono italiani. E adesso vediamo quale sarà la sentenza dello strappo del muro di Uì, 800 metri con una pendenza del 20%, Beppe Conti vi ha detto che a livello cuore, a livello sentimento, il favorito è Moreno Argentin, è la sua ultima stagione, Berzi nel Furlan hanno già vinto, hanno già dominato, chissà che non, permettono, non è bello dirlo, a Moreno Argentin, al loro maestro, di trionfare per la terza volta alla Freccia Vallone. Ma è una preparazione veramente con una freddezza, con una programmazione incredibile. Hai visto prima, non so se hai notato, Berzin sulla Côte de Benin che tirava in continuazione, così come domenica scorsa alla Liegi-Bastogne-Liegi era Argentin che si è incaricato di svolgere il maggior lavoro per consentire a questa fuga di prendere il vantaggio giusto. Adesso tocca a Berzin. Intanto vediamo che in testa al gruppo sì, c'è Chiappucci con Ballerini. Poi vediamo Bugno, eccolo qua, poi Casagrande, ecco Pansecchi, il francese, Cassani,
poi ecco Cenghialta e Alcalá, il messicano che ha vinto il Giro del Messico quest'anno in ultima posizione. A proposito di corso di vittorie, ricordiamo che il Giro delle Regioni, gara open, la settimana bergamasca, gara open organizzata dalla Domus, è stata vinta da Vladimir Belli della Lampre Panaria, al secondo posto Guerini a 1,43, terzo il russo Tonkov, quarto Baronti, primo dei dilettanti a 3,34. Fontanelli ha vinto due tappe, Lombardi la medaglia d'oro nell'individuale a punti a Barcellona, altre due tappe. Ed eccolo là, Emanuele Bombini ci aveva promesso di rimanere accanto a noi per seguire davanti al teleschermo, per commentare le fasi conclusive della Freccia Vallone, quando ha visto i suoi tre moschettieri al comando dominare la Freccia Vallone, non ce l'ha fatta, è salito sulla miraglia ed eccolo qua. Si gode questo finale, eccolo qua Emanuele Bombini, merita un primo piano anche lui, è stato un ottimo gregario, ma ha dimostrato di essere un grandissimo direttore sportivo, non solo a livello tattico, ma a livello preparazione, a livello costruzione squadra. Bravissimo Emanuele. Direi proprio di sì, sta conducendo questa squadra in maniera stupenda e stavo notando come il gruppo abbia tardato tanto a reagire, hai visto adesso stanno guadagnando gli seguitori, sono solo più a 1,15, ma credo sia stato proprio un KO psicologico, sono venuti sul muro di Wico una forza questi tre che hanno messo KO dal punto di vista psicologico, sia Bugno, Chiappucci, Ballerini, Rouet, tutti i grandi inseguitori, lo stesso Armstrong campione del mondo, e hanno tardato così tanto a reagire che ormai sono un po' fuori gioco, perché adesso stanno guadagnando gli inseguitori, quindi avrebbero potuto svegliarsi prima, ma evidentemente è stata una botta così grave. Ripeto, sono stati questi tre uomini con una corsa che, ripetiamo, ha il record della velocità, con una corsa che per la prima ora ha superato i 43 chilometri, quindi non una fuga a 30 all'ora. Ebbene, intanto a 1,18 il gruppo di Alcalá, non si capisce perché abbiano optato per uno straniero quando tra gli seguitori ci sono solo due stranieri, Alcalá e Panzec. Allora, sono riusciti questi tre uomini ad annullare un ritardo di 6 primi e 20. Ripresi i tre fuggitivi, vale a dire Pelliccioli, Sberg e Yerman. E ricordiamo che anche Sberg e Yerman difendono i colori di squadre italiane. Sul muro di Uì, al secondo passaggio, vale a dire dopo 132 chilometri di corsa, il terzetto, ripresi Pelliccioli, Sberg e Yerman, sono partiti in contropiede, un knockout tecnico, psicologico, veramente incredibile. Nessuno ha avuto il coraggio di reagire, abbiamo visto che di colpo hanno guadagnato 30 secondi e hanno aumentato il proprio vantaggio. Intanto qui sul traguardo un trio di mitici corridori belgi, Krikyon, Pino Cerami e Rick Van Steenbergen. Rick Van Steenbergen che ritorna a seguire una corsa dopo circa due anni, Pino Cerami che organizza il Gran Premio Cerami e con Krikyon che aveva iniziato a 6 km dalla conclusione, che aveva iniziato come opinionista della televisione belga di espressione francese, poi ha ottenuto un incarico importante in una formazione e pertanto il telecronista belga francofono ha optato come opinionista per un francese, vale a dire Alain Malo, che aveva vinto un Pistar, che aveva vinto un titolo mondiale tra i professionisti. Ebbene, la sua scelta, un francese per fare l'opinionista alla televisione belga, una scelta dovuta al fatto, ci ha detto il telecronista belga, che nessun corridore belga attuale o recente sa parlare, sa esprimersi in francese così bene come Alain Bondu. Tre uomini al comando per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento. Tutti e tre vestono la stessa casacca, quella della Gavis Ballan. Due italiani, Furlan e Argentin, e il russo Berzin. Berzin che ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi. Eccolo qua Berzin. Argentin che ha vinto quattro
Liegi-Bastogne Liegi, due frecce vallone e Furlan che ha dominato la prima parte della stagione. Tre uomini che hanno controllato, hanno dominato questa 58esima edizione della freccia vallone. Mancano ormai pochi chilometri alla conclusione. Vi ricordiamo che le prossime gare in programma, che verranno tutte trasmesse in diretta, quella di sabato, vale a dire l'Amstel Gold Race, prova di Coppa del Mondo, poi lunedì il Giro dell'Appennino a Ponte Decimo, poi il 30 il Gran Premio Industria e Commercio a Prato, il 1 maggio il Gran Premio Industria e Artigianato a Larciano. Chiappucci, Cassani e Bugno con Pansecchi in testa al gruppo. Poi dopo queste gare la corsa a tappe nazionale che precede il Giro, vale a dire la 18esima edizione del Giro del Trentino, prima tappa da Arco a Trento, la seconda da Dro a Folgarida, la terza da Di Maro a Daone, l'ultima da Roncone, Riva del Garda. Dal 10 al 13 in programma il Giro del Trentino che la TGS vi presenterà con una cronaca giornaliera di mezz'ora. Tre uomini al comando, il vantaggio, un primo e 15 secondi, una gara veramente entusiasmante. È bellissima, e adesso questo è l'epilogo, vedremo se stanno arrivando verso Uì, ai piedi del muro, questo famoso muro da affrontare per la terza volta. Come ricorderai, due anni fa era stato Furlan ad attaccare proprio in quel punto, ai piedi del muro di Uì. Sono 800 metri di salita durissima, comincia a salire però già all'ultimo chilometro, e lì vedremo se davvero Moreno Argentin avrà le gambe, la forza per partire, per andare a vincere la sua terza ed ultima freccia vallone. Berti, come vedi, continua a tirare come un forsennato, e lui che si incarica di fare la natura in questi ultimi chilometri, e lui che oggi si sacrificherà, se proprio gli altri due non dovessero farcela, chiaramente vince lui, però i due, lui che si sacrifica per i due italiani. Berzin Furlan, coppia vincente che è esplosa quest'anno. Gianni Sarri. Sì, come dicevo, è frutto comunque di una grande programmazione. Berzin è un corridore che lo scorso anno passò professionista, gli venne lasciato da parte della squadra il tempo di poter maturare progressivamente. C'è una metodologia di allenamento e credo ci sia anche proprio una particolare attenzione alla dieta. Io ho sentito che Berzin lo scorso anno pesava 4,5 kg più del peso, in più del peso attuale, quindi non lo hanno fatto ritornare in Russia, l'hanno tenuto qui, l'hanno seguito, pare appunto con una dieta particolare, e ora si stanno vedendo i risultati. Anche se è stata lenta la maturazione dei corridori russi, dobbiamo dire che i risultati sono stati eccellenti. Ricordiamo le volate vincenti di Abdujaparov, i successi di Konishev, che ripeto è fra tutti quello dotato di maggior classe ma anche il più discontinuo, Ugrumov secondo al Giro d'Italia, e poi queste due vittorie consecutive, poi naturalmente Yekimov che si è trasferito alla corte di Peter Post, queste due vittorie consecutive che riportano alla grande l'attuale vento dell'est, vale a dire il moldavo Cvil, ma si dichiara russo, e poi Berzin Cvil, vincitore della Parigi-Roubaix, vive a Roubaix ma desidera ritornare in Italia, vuol comprarsi una casa sul lago di Garda, e poi la vittoria di Berzin nella Liegi-Bastogne-Liegi. Eccoci nell'abitato di Uì, una volta la corsa finiva, terminava, siamo all'ultimo chilometro, terminava sul viale, sul lungo Mosa, proprio per dare un finale più elettrizzante, proprio per creare un thrilling nel finale. Gli organizzatori, ripetiamo che anche la freccia vallone viene organizzata come la Liegi-Bastogne-Liegi dalla società del Tour de France, hanno optato per questa salita che ora il terzetto affronta, 800 metri alla conclusione, un'ascensione brutale con una pendenza massima del 20%, il rapporto con il quale i corridori affrontano questa ultima scesa è il 39-23, e adesso vediamo chi tra i tre moschettieri riuscirà a trionfare. Berzin in ultima posizione, 152 Berzin, 151 Argentin, 156 Furlan. Dovrebbe essere un testa a testa tra Argentin e Furlan. Berzin, come vedete, si mantiene in terza posizione. E si sta anche staccando, e perché si sta anche staccando, ha lavorato parecchio prima. Ha lavorato moltissimo, quindi rallenta Berzin.
testa a testa tra Argentin e Furlan. Argentin, caschetto nero, sventola il tricolore. Argentin, eccolo qua, il 151, ripetiamo, caschetto nero per Moreno Argentin, caschetto bianco per Furlan. Furlan che si mantiene nella scia del suo maestro, è proprio il caso di dirlo. È stata davvero una programmazione perfetta, oggi tocca Argentin, sabato correranno tutti questi corridori della Gavis, questi tre grandi protagonisti per Furlan, perché c'è di mezzo alla Coppa del Mondo, all'Amstel Gold Race, ma oggi tocca a lui, è giusto che sia così, anche perché non ha rubato nulla, chiaramente Moreno Argentin è stato bravo, è stato lui a lanciare questo attacco clamoroso a tre sul muro di Wii, si è accorto che gli inseguitori erano in crisi, è partito lui per primo ed è lui che merita di vincere questa Freccia Vallone. Ed eccolo qua, il principe di Vallonia, il principe di Liegi, come lo avevano definito alla grande i giornali belgi, ha vinto 4 Liegi Baston Liegi, 2 Frecce Vallone nel 90 e nel 91. Furlan rimane nella scia di Moreno Argentin, ultima stagione per il grandissimo Moreno, che giustamente Beppe Conti ha ricordato, nessun atleta italiano ha mai vinto tante classiche quante ne ha vinte Moreno Argentin. E vogliamo ricordare che qualche anno fa, quando Moreno Argentin correva per la formazione dilettantistica della San Siro, Alcide Cerato ci disse: c'è un solo corridore tra i miei che farà una grande carriera, questo corridore si chiama Moreno Argentin. Aveva ragione. Moreno Argentin e Furlan, con Berzin in terza posizione, sempre Argentin al comando. Eccoci sul rettilineo finale, accelera, alza le braccia, Moreno Argentin ha vinto per la terza volta la Freccia Vallone ed ecco che Furlan gli batte la mano sulla spalla. Non era mai capitato che una formazione dominassi una corsa in questa maniera, primo, secondo e terzo che hanno fatto alla grande la corsa, che hanno annullato un ritardo ed ecco che Berzin si classifica in terza posizione. Vediamo se il dominio degli italiani continuerà, c'è il campione olandese Breking in questo gruppo di ritardatari. La nostra situazione qui sul traguardo è tra le peggiori per quanto concerne seguire. Qui Sudre mi ha chiesto se vogliamo, e ecco qua c'è Della Santa con Bugno. Non era mai capitato che gli italiani dominassero in questa maniera. Ecco, nell'ordine vediamo Bugno e Della Santa, quindi Bugno al quarto posto e Della Santa quinto. Ed eccoci con Casagrande, poi è la volta di Chiappucci, poi è la volta di Cassani, sembra di essere al campionato italiano, è la volta di Cassani, poi è con Francese, Pansac, poi vediamo che arriva Giovannetti, poi è la volta di Alcalà, il messicano, poi ecco Ballerini, tre uomini della Mapei Class tra i primi 10, mentre ecco Cenghialta che ha lavorato a fondo per riportare il gruppo sui tre battistrada. Primo Argentin, secondo Furlan, ecco Gelsi, poi dopo Gelsi, ecco che arriva Rebellin, poi la volta di Yekimov, ecco che arriva il gruppo, vediamo Gotti in questo gruppo, Teunis, poi Elli, poi Rox, poi ecco Petito, poi è arrivato Fishing, poi ecco il campione del mondo Lance Armstrong, è la volta di Mejia, di Konishev, di Puttini, poi ecco che arriva Chandri, poi Curato, poi il francese Rouet, mentre ecco che la regia si riepiloga all'arrivo. Argentin, Furlan, Berzi, Bugno, Della Santa, Casagrande, Chiappucci, Cassani, Pansec, francese e Marco Giovannetti. Un trionfo.
Sì, un grande trionfo, adesso fra poco arriveranno qui al nostro microfono Furlan e gli altri, una grandissima prestazione, una vittoria storica, diciamo, per il nostro ciclismo, un ordine d'arrivo che dopo leggeremo pieno di italiani, è un grande momento per noi, è un fatto, diciamo così, dovuto alla preparazione, al fatto che non hanno più smesso di pedalare nell'inverno, sono più avanti, adottano metodi scientifici, gli stranieri devono rendersene conto, siamo i più forti per adesso, però attenzione, fra un po' cominciano le gare a tappe, entreranno in scena Rominghe, Indurain, Jascula, Mechia e tutti gli altri che ci hanno sconfitti l'anno scorso, ma per il momento nelle classiche, così come lo erano un tempo i belgi, siamo noi i migliori e questa freccia valore lo ha dimostrato ancora una volta, soprattutto grazie alla Gewis, a questo terzetto, a questo trio che è stato veramente grandioso. Ecco un break mentre vediamo che anche Casagrande sta per raggiungere la nostra postazione. Gianni Savio, team manager della ZG, quante possibilità hanno i nostri di diventare competitivi anche nelle corse a tappe? Ecco Moreno Argentin, corse a tappe Argentin e Furlan, che per il momento sono dominate da uno spagnolo Indurain e da uno svizzero Rominger. Ma credo sarà molto importante vedere questi corridori in azione al Giro d'Italia. Già abbiamo visto che Moreno Argentin è stato protagonista lo scorso anno, credo che quest'anno possa esserlo Giorgio Furlan. Certamente lo saranno perché sono grandi protagonisti che hanno saputo preparare molto bene la stagione nel periodo più difficile, che si sa notoriamente è l'inverno. Allora io lascio qui in cabina Beppe Conti che in cuffia continuerà a commentare, raggiungo la postazione delle interviste, Beppe tu in cuffia mi senti, vedo già Casagrande e quindi inizieremo la serie delle interviste con Casagrande, mentre ecco che la regia vi ripropone l'arrivo vincente di Argentin su Furlan. Della Gewis Bianchi, non c'è stato niente da fare, la seconda volta qui a fare il MotoGP, sono andati via di forza e hanno guadagnato subito un minuto dietro, abbiamo tirato diciamo molto ma non c'è stato niente da fare, poi siamo rimasti un gruppetto di una decina e poi su di qui abbiamo dato battaglia e sono arrivato sesto, non posso accontentare perché essendo un giovane fare delle prestazioni così non è da poco. Scusami un attimo, io pregherei per favore il collega evangelista e l'amico Gianni Savio di raggiungere il podio della premiazione per portare velocemente qua i dominatori e anche se vedete Emanuele Bombini perché merita anche lui l'intervista. Ecco qua Moreno Argentin, ringraziamo Casagrande ed ecco che le tocca portabile in e dobbiamo dire, sentiamo che il telecronista belga dice ci spieghi un po' il perché di questo dominio dei corridori italiani e dei corridori della Gewis in particolare. Secondi e dopo guadagnare man mano che chilometro dopo chilometro e quindi per io e per me Furlan e Berdi non dico sia stato facile ma insomma avendo uno strappo adatto ai nostri mezzi oggi siamo stati agevolati. È una vittoria collettiva, dice il telecronista francese. Dico è stata una dimostrazione di classe, di potenza, di compattezza di squadra come non avevamo mai visto. Consentimi di dire complimenti, complimenti. Direi è il frutto della programmazione, dell'impegno che tutti noi componenti della squadra sia da Bottaro che da Ritz, Volpi e tutti quanti ci siamo prefissi non solo in questa corsa ma in altre corse, eravamo un gruppo quasi nuovo all'inizio, ci siamo amalgamati e abbiamo fatto un buon gruppo e adesso stiamo raccogliendo i risultati. Sei tu il regista, il maestro in corsa, lo dicono tutti, solo le gare, non fare il godè. Giorgio vince perché ha la maturità, la classe, la forza per poterlo fare, Berti lo stesso, gli altri uguali. Io cerco di mettere a disposizione la mia esperienza tutti questi anni e loro sono bravi a recepire e a mettere in atto. Diciamo che siamo un buon gruppo
E certo, non me l'aspettavo neanche io oggi una performance così. Ecco, per gli amici della televisione belga, il francofono e il Sciamino, voglio ricordare una cosa: nessun corridore italiano ha mai vinto tante corse quanto ha vinto Argenti. Nessuno ha mai vinto quanto. Ma classiche direi, sono quattro Liegi, tre Frecce, un Lombardia, un Fiandre, direi che queste sono quelle più importanti. Un mondiale, un secondo, terzo mondiale, due campioni italiani. In totale, ma non le conto, aspetto di dare fine alla stagione, quando finisco dopo le conterò. Ecco, tu hai detto, arrivo, le contarì, non c'è qua. Allora, senti, tu hai detto, a fine stagione abbandonerò. Non ci ripeto. No, sono ancora più convinto e direi che queste sono le mie ultime soddisfazioni. E devo ringraziare anche i miei compagni che oggi mi hanno dato la mano e sinceramente anche Giorgio non so se riuscivo a batterlo. Quindi tu dici che Giorgio si è inchinato al maestro? Ma Giorgio è un ragazzo splendido e per Giorgio ricordiamo si parla di Forlan. Sì, evidentemente non ho avuto il coraggio di sprintare, di fare la volata e siamo arrivati insieme, direi che per me probabilmente è uno degli ultimi colpi. Senti, non è che vi siete messi d'accordo? No, abbiamo tirato. Non c'è bisogno di mettersi d'accordo. Ecco, abbiamo tirato di comune accordo, direi quello che si è sacrificato di più è stato Berzing, visto che è stato baciato dalla fortuna domenica scorsa. Ho cercato maniera di distribuire i compiti, ognuno si siamo guardati negli occhi, ci siamo capiti. Ci siamo parlati solo qua all'ultimo chilometro. E domenica Prati, sabato prossimo all'Absel Gold Race tocca a Furlan. Ma cercheremo il Tris anche se non in questa settimana, anche se non è facile perché ormai tutto il peso della corsa sia alla Liegi che oggi l'abbiamo svolto noi. È normale visto che stiamo andando bene e gli avversari hanno paura, però ecco, questo ci può costare molto anche per il proseguito della stagione. Senti, tu pensi che inventeranno ancora cattiverie i tuoi colleghi stranieri dopo questo ennesimo dominio? Ma guarda, tu fai parte, sei l'unico corridore in attività che fa parte del sindacato dei corridori professionisti. Abbiamo avuto piacere quando il CONI ha applicato i controlli a sorpresa, noi non ci siamo tirati indietro, anzi ci siamo sottoposti ben volentieri per far sì che meno dubbi ce ne siano, quindi per dirlo a loro, noi possiamo essere chiamati anche stasera o domani mattina per fare determinati controlli. Adesso dopo la corsa abbiamo un altro controllo qui in Belgio, in Italia lo facciamo, in qualsiasi paese andiamo, quindi diciamo che i corridori, il ciclismo in particolare, è lo sport nel quale gli atleti vengono sottoposti al maggior numero di controlli. Diciamo che il nostro è uno sport ed è anche quello che ha il minor numero, ecco, un minuto. Abbiamo l'ambiente debole che purtroppo ci sparano da tutti gli angoli e se avessimo un governo, non dico per parlare male di quello che abbiamo perché per carità cercano di fare del loro meglio, però se si facesse più rispettare direi che avremmo meno gente che parla per niente. Io ti ringrazio Moreno, ti lascio al collega della televisione francese, della televisione belga di espressione francese, io riconsegno il microfono al tecnico, rientro in cabina, mi auguro. Ed ecco che Argentina è rimasto accanto al collega della televisione belga, ce l'aveva chiesto. Riepiloghiamo l'ordine d'arrivo: primo Moreno argentino, secondo Furlan, terzo il russo Berzin, quarto Bugno, quinto Della Santa, sesto Casagrande, settimo Chiappucci, ottavo Cassani, nono il francese Pansec, decimo Giovannetti, undicesimo il messicano Alcalà, dodicesimo Ballerini, tredicesimo Cenghialta, quattordicesimo Gelfi. Un dominio italiano e con il primo piano di Moreno Argentin concludiamo la nostra telecronaca diretta da Uì, dove si è conclusa la Freccia Vallona
58esima edizione, 205 chilometri, una freccia vallone che per la terza volta ha vinto Moreno Argentino, una freccia vallone che rimarrà nella storia del ciclismo per questa fuga a tre, per questo dominio da parte di una squadra, la Gavis Ballan, veramente un'azione indimenticabile, abbiamo veramente assistito a qualche cosa di grande, di indimenticabile, sei d'accordo? Direi proprio di sì, è una degna chiusura, diciamo, di trasmissione, perché è un momento storico per il ciclismo, non avevamo mai vinto tanto come in questo avvio di stagione, merito, lo ribadiamo ancora una volta, della preparazione scientifica che i nostri corridori sanno applicare, merito della concentrazione, merito del tipo di corridore adatto a queste gare. Non abbiamo più, purtroppo, lo ricordiamo anche in questo momento, il grande campione da gara tappe come accadeva negli anni 60 quando c'erano i Gimondi, gli Adorni, abbiamo i grandi protagonisti delle corse d'un giorno, stanno crescendo dei giovani eccellenti, chissà se che un giorno non arrivi anche il futuro protagonista alla Indurain dei Giri dei Tour, ma per il momento in queste corse siamo realmente i più forti del mondo, i più preparati e stiamo dominando. E con questa immagine, con il primo piano di Moreno Argentin alla sua ultima stagione agonistica, dominatore della freccia vallone, con questa immagine, con questa immagine di una trionfale giornata per gli italiani, di questo ciclismo che sta veramente andando fortissimo, oltre 60 le vittorie ottenute in questo inizio di stagione, con la ripetizione dello sprint, ecco che la regia belga sta mandando in sovraimpressione i nomi dei tecnici impegnati in questa corsa, con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca, appuntamento sabato prossimo alle 16.10 per l'Amstel Gold Race, una battuta a Bombini che è arrivato adesso, complimenti, ti aspettavamo prima. Ma credo che sia andata meglio delle Liegi, meglio di così non potevamo fare. Complimenti, bravo Bombini, appuntamento all'Amstel Gold Race sabato prossimo alle 16.10 su questa rete.